Dömermina Roherrar, bentrovati. Oggi parliamo di Vlad III di Valacchia, soprannominato anche l'Impalatore, noto ai più come Dracula, grazie soprattutto alle storie e alle leggende che si sono sviluppate sul suo conto a partire dalla sua stessa morte. Parlando di Vlad, è inevitabile trovarsi di fronte a una personalità tra le più controverse della storia. Certo, non è l'unica nel suo genere, molti altri personaggi del passato come Enrico VIII, Riccardo III o anche Nerone subirono una sorte simile per mano dei posteri, diciamo così. Nel caso di Vlad, però, abbiamo una complessità incredibile. Questo personaggio è, come dire, davvero poliedrico. Romanzieri, storici e anche antropologi hanno cercato più volte di evidenziarne, di spiegare gli aspetti malvagi di questo personaggio che ci è stato tramandato con un'immagine, diciamo, più distorta e offuscata che reale. Per alcuni Dracula comunque era da associare al demonio, al diavolo che perseguitava i propri sudditi. Per altri invece era solo un aristocratico dell'Europa orientale fuori di testa, mentre per altri ancora, parafrasando le parole poi del poeta romeno Eminescu, era semplicemente un eroe della patria, pronto ad immolarsi in difesa del regno di Valacchia contro l'invasore ottomano nel momento del bisogno. Quale di queste visioni però è vera? Prendiamo ad esempio il manoscritto di San Gallo. Nel racconto numero 15 si scrive: «Una volta escogitate torture terrificanti indicibili, Vlad fece impalare madri e neonati. Lo stesso fece con bambini di 1 e 2 anni. Poi fece tagliare i seni delle madri e ordinò di spingere le teste decapitate dei figli nelle ferite di queste e di impalarle. Fu causa di molte sofferenze, di dolori, tanto grandi che nemmeno i persecutori come Erode, Nerone e Diocleziano si erano mai immaginati. Questo pazzo assetato di sangue fece più martiri di tutti gli altri messi insieme». Quando ci approcciamo a una figura dotata di una complessità così profonda come quella di Vlad, dobbiamo fare attenzione a non separare il Vlad storico da quello, chiamiamolo così, mitologico, mitizzato. A rendere immortale la figura storica di Vlad è poi essenzialmente il suo essere eroe e antieroe allo stesso tempo, in medio stat virtus, dicevano i romani. Nel caso di Vlad possiamo rimuovere virtus e aggiungerci veritas. La verità è grigia in questo caso, come grigio è il carattere di questo sovrano. Vediamo insieme perché. Il Dracula storico, che governava i territori che oggi costituiscono la Romania, nacque nel 1431, l'anno in cui Giovanna d'Arco fu condannata al rogo a Rouen in Francia come strega. La figura di Vlad non può prescindere dall'analisi dell'Europa del suo tempo, il XV secolo, essenzialmente un periodo di transizione. Senza stare a dilungarci troppo sulle questioni generali, altrimenti rischiamo di finire il video domani mattina, per amor di brevitas ci basti sapere che quando Vlad salì al potere in Valacchia si ritrovò un territorio la cui organizzazione politica era molto drammatica. Lo stato delle cose in Valacchia rasentava la miseria più totale: c'erano conflitti ininterrotti, criminalità sparsa, minacce esterne come quelle degli ottomani e anche interne come quelle dei boiardi e i loro stessi alleati sassoni, senza menzionare poi il fatto che il livello dei commerci e delle attività di prima necessità rasentava praticamente lo zero. Insomma, Vlad si rese conto fin da subito che per risollevare le sorti del regno che lui aveva ereditato dal padre Dracul erano necessarie misure draconiane, estreme. Semplificando agli estremi, le due classi principali che componevano la società della Valacchia erano boiardi e contadini. Nel XV secolo, nello stato feudale di Valacchia, si potevano a malapena distinguere i contorni di una classe media appena accennata. Lo zoccolo duro era rappresentato dall'aristocrazia locale, i boiardi, che erano riusciti a radicare il proprio potere attraverso un sistema elaborato di acquisizione delle proprietà terriere tramite matrimoni, donazioni ereditarie e influenze di potere. Pertanto era logico che se Vlad avesse voluto controllare al meglio la situazione interna, avrebbe dovuto fare prima di tutto, come dire, delle pulizie di casa. Immagino che abbiate già capito io a cosa mi stia riferendo. Inoltre, il sovrano avrebbe dovuto incanalare nelle sue tasche
quel minimo flusso commerciale che esisteva in Valacchia e che sfuggiva al controllo del voivoda, cioè del principe, di Vlad stesso. Ad aggiungersi ad altri problemi vitali, come il monopolio dei mercanti sassoni nei principali centri commerciali, c'erano poi le problematiche di carattere militare. Internamente il principe poteva contare solo su un piccolissimo contingente di forze armate per tenere sotto controllo l'assenza di possibili repressioni, e l'assenza di una stabilità militare rendeva incerta e continua la lotta per il potere tra gli aristocratici, i boiardi e le due principali dinastie di Valacchia, i Draculeshti, a cui apparteneva lo stesso Vlad, e i Daneshti. Inoltre, al di fuori dei confini della Valacchia c'era quello che in molti oggi considerano l'acerrimo nemico di Vlad, il sultano Maometto II. Le tensioni con gli ottomani si acuirono nel 1459, quando Vlad si rifiutò di procedere con il solito tributo annuale di 10.000 ducati, la jizya. Possiamo capire molto bene per quale ragione molti storici abbiano definito Vlad III un uomo machiavelliano, forte, crudele e logorato nell'animo. Prendiamo ad esempio il ritratto che ci viene narrato nella prima monografia dedicata all'impalatore, scritta dallo storico romeno Bogdan. Un uomo dai baffi lunghi, i capelli sciolti, i modi di fare nebbiosamente intriganti, con sulle spalle un mantello sormontato da un broccato d'oro e da una pelliccia di zibellino che raramente si vedeva addosso a dei principi rumeni. Tutto nel suo complesso indicava un uomo che per gli standard dell'epoca doveva essere affascinante, non orrido come invece a posteriori si è spesso voluto spacciare. A supporto di questa tesi basterebbe riportare le parole che troviamo in una lettera di Niccolò Modrussa, delegato di Papa Pio II, da cui emergeva l'immagine di un nobile misterioso, sicuro di sé, dai grandi occhi verdi e spalancati, con le spalle larghe, il cui volto trasmetteva il senso di un uomo dalla profonda intelligenza. Quanto all'aggettivo machiavelliano, i piani politici a breve e lungo termine di Vlad dimostravano chiaramente quanto la sua mentalità rispecchiasse i canoni di astuzia, di scaltrezza e anche di simulazione del vero principe di Machiavelli. La spasmodica ricerca per il consolidamento dell'autocrazia si rifletteva nelle tre principali fissazioni di Vlad: le fortificazioni, i boiardi e gli ottomani. Queste tre ossessioni erano tutte e tre collegate tra di loro. Prendiamo ad esempio la mania di Vlad di costruire una cinta intorno a Bucarest o di restaurare le rovine di quella che sarebbe diventata la sua base operativa, il castello di Poenari. Tutto questo, oltre a garantirgli un certo prestigio sulla popolazione, aveva altri due scopi: far capire ai boiardi chi comandava e dotare la Valacchia di avamposti in grado di tenere a bada un'eventuale espansione ottomana nella zona. Per quanto riguardava la spinosa concorrenza con la classe nobiliare, i boiardi, l'idea di dover condividere in maniera collettiva il potere era difficilmente compatibile con la personalità dirompente di Vlad, con il suo concetto esaltato di sovranità. È in questo senso che Dracula, o per meglio dire Vlad, può essere visto come il primo principe moderno d'epoca rinascimentale, determinato com'era a schiacciare il potere della nobiltà avversaria, a centralizzare l'amministrazione dello Stato e a creare una forza militare fedele solo a se stesso. Il pragmatismo era dunque la chiave, l'essenza della visione politica di Vlad, che a sua volta era osteggiata dai boiardi. A questa politica, tanto ben inquadrata quanto spietata, perché era senza mezzi termini, va sottolineato, bisogna ricollegare tutte le storie che le fonti contemporanee citano sul suo conto: tutti i massacri, gli impalamenti, le decapitazioni di uomini, donne e bambini, come anche il famoso episodio della Pasqua di Sangue del 1459, quando, stando al pamphlet tedesco La storia del principe di Dracula, che è stato scritto nel 1463, Vlad si dice che abbia fatto impalare centinaia di membri dell'alta aristocrazia valacchiana. Sono emblematiche le stesse parole del principe che vengono riportate in una lettera indirizzata al governatore di Brasov nel 1457, quando ci viene detto: quando un uomo è forte a casa sua, allora potrà fare quello che vuole, ma quando è senza potere, un altro,
più potente di lui lo travolgerà inevitabilmente. Una visione che ci spiegherebbe il motivo per cui Vlad era così ansioso di placare la rabbia sia del vicino magiaro dell'Ungheria che quella del sultano ottomano, almeno durante i primi 2 anni di regno. Era chiaro che la prima cosa su cui voleva concentrarsi era sistemare i boiardi indisciplinati, confiscarne i possedimenti, in modo tale da crearsi, chiamiamola così, una nobiltà fantoccio per accentrare il potere e infine, solo alla fine, affrontare i suoi nemici, sia a est che a ovest. Per facilitarsi questo compito, Vlad riformò la classe burocratica, come anche quella amministrativa, ma soprattutto quella militare, istituendo, ad esempio, un gruppo di forze armate personale a propria difesa, una sezione di soldati nuovi inseriti in un reggimento riformato, chiamato Armash. Il loro dovere era insomma quello di assicurare la giustizia secondo i canoni stabiliti dal principe, oltre che provvedere ai compiti, come dire, più sporchi, quello di eseguire materialmente le condanne a morte. Era la macchina impalatrice per eccellenza di Vlad, una sorta di divisione Panzer SS Totenkopf. Ante litteram, così. Oltre a creare una classe fedele e servile, Vlad perseguì comunque la politica tradizionale già adottata dai precedenti principi valacchi, e cioè quella di controllare la Chiesa sfruttandola come strumento dispotico. È da una serie di gesti significativi, come ad esempio delle donazioni alla comunità ortodossa sul Monte Athos, fino ad arrivare alla ristrutturazione di monasteri in disuso, che si comprendono due cose interessanti. La prima è che Vlad aveva ben chiaro il potere del clero, la sua pervasività a livello sociale, e secondo, atteggiandosi a mecenate, a garante della stabilità della Chiesa, diciamo a protettore dell'ortodossia contro la minaccia musulmana a sud e cattolica a ovest, Vlad voleva assicurarsi automaticamente il supporto del clero. Credo che sia superfluo dire che di fronte a una mente così pragmatica si celasse chiaramente anche la mentalità di un uomo efferato, a tratti esaltato, la cui estremizzazione della sete di potere raggiungeva punti che superavano di gran lunga gli standard normali dell'epoca. Se volessimo paragonare per esempio il carattere di Vlad su una scala cromatica, potremmo dire che il grigio è il colore che più gli si addice. Per quanto strano ciò possa suonare, il nero e il bianco, cioè le due estremità di questa scala, sono troppo eccessivi. Talvolta le azioni del sovrano raggiungevano punti di nero, altre volte di bianco, ed è per questo che il suo carattere è più una via di mezzo, un grigio sotto questo punto di vista. Per esempio, prendiamo un attimo a riferimento il resoconto che il menestrello tedesco Michael Bayem ci tramanda riguardo a un particolare evento, una delegazione di genovesi che proveniva da Caffa per porgere i propri omaggi a Vlad. Non appena i genovesi si presentarono davanti al principe, si tolsero il cappello. Sotto questo cappello, però, come era usanza, specie nelle colonie delle varie repubbliche italiane, si era soliti indossare un berretto da marinaio, che non veniva tolto in quelle occasioni. Al che Vlad chiese per quale motivo non se lo fossero levato. I genovesi risposero che quella era una loro abitudine, che neppure davanti al sultano ottomano o persino all'imperatore del Sacro Romano Impero erano obbligati a una tale formalità. In tutta risposta Vlad disse: «Mi sembra giusto, anzi, lasciatemi rinforzare e valorizzare le vostre usanze». Davanti allo sguardo incuriosito dei presenti, il principe ordinò alle guardie di prendere dei chiodi e di piantarli intorno al bordo del berretto di ciascun ambasciatore. Non era uno con cui scherzare, su questo non ci piove, ma torniamo un attimo ai nostri boiardi. Data la opposizione di Vlad nei confronti dei boiardi, sarebbe facile scambiare il nostro Dracula come un sostenitore dei non abbienti, dei contadini, che in effetti rappresentavano la stragrande maggioranza della popolazione all'epoca, al punto che alcuni storici romeni hanno azzardato un paragone tra Vlad e Robin Hood, che toglieva ai ricchi e dava ai poveri. Nulla di più lontano dal vero, cioè Vlad era pur sempre un despota in senso moderno, un fervente sostenitore del diritto divino del sovrano. Era inevitabile quindi che fosse sempre dalla parte della nobiltà, ma la nobiltà che gli piaceva di più era quella che gli ubbidiva ciecamente. Se guardiamo ai resoconti della tradizione romena, è qui che spesso si sottolinea la correttezza nei confronti dei contadini, in diverse occasioni, quando si afferma che ai tempi di Dracula i ricchi non potevano
potevano sottrarsi alle punizioni del principe corrompendolo con il denaro, come invece avevano fatto con i precedenti governanti. In cambio di questa benevolenza, i contadini sostennero pienamente Vlad nel corso della sua campagna militare contro gli ottomani nel 1462. Naturalmente il principe aveva più di una buona ragione per farsi bello agli occhi dei contadini. Era prima di tutto consapevole del fatto che questi costituissero oltre il 90% del totale degli abitanti del paese. Inoltre aveva bisogno di una buona forza lavoro per abbattere le secolari foreste della Valacchia, in modo da aprirsi nuovi terreni coltivabili nella pianura danubiana, dove la terra era fertile tanto quanto quella di altre regioni rinomate. Nei documenti contabili ottomani ci si riferiva spesso alla pianura valacca come il granaio di Costantinopoli. E non a caso Vlad credeva fermamente che la forza del paese risiedesse proprio nella sua ricchezza agricola e che il grano dovesse essere seminato, coltivato e raccolto con il duro lavoro manuale. Per vedere con i suoi occhi come andavano le cose, in alcuni resoconti si dice che Vlad si aggirasse per le campagne travestito, noi diremmo oggi in borghese, come un sedicente inquisitore, soprattutto di notte per passare inosservato. Con lo sguardo passava in rassegna le case dei contadini e i loro campi, cercava di osservarne il lavoro e anche di ascoltarne i discorsi. A volte era lui stesso che si assumeva il ruolo di giudice quando si fermava nelle singole case dei contadini per porre loro delle domande specifiche. L'onestà era sempre la politica migliore quando ci si trovava davanti al principe, perché l'ipocrisia si dice che era un vizio che Vlad non riuscisse a tollerare, almeno tanto quanto le troppe libertà sessuali. E a questo riguardo è molto famoso il resoconto di una ballata popolare romena nella quale si riporta di quando il principe fece impalare la moglie di un contadino che era stata incolpata di indossare una tunica che non le copriva i polpacci. Non è degna di vivere nel mio regno, possa morire. Al che il contadino disse: chiedo perdono, mio signore, ma sono soddisfatto di mia moglie, non esce mai di casa, è molto onesta. E Dracula, sei tu l'uomo onesto e laborioso, ti troverai bene anche con un'altra donna. Portategliene un'altra. A contraddire ancora di più questa visione c'è poi un episodio particolare di cui si fa menzione in tutte le tradizioni popolari, da quella romena a quella russa, e cioè quando Vlad si sforzò in qualche modo di liberare la città di Targoviste dalla presenza dei mendicanti, dei malati e dei poveri. Nell'episodio in particolare si racconta di quando Vlad imbastì un finto banchetto in onore di questi vagabondi e dopo averli fatti ubriacare, il sovrano si dice che li abbia rinchiusi dentro la sala, dando fuoco poi alla struttura in legno nella quale erano rimasti intrappolati. A difesa di Vlad, uno potrebbe però sostenere che questi vagabondi, che appunto si aggiravano per le campagne razziando occasionalmente qualche fattoria e campando alle spalle di chi lavorava, costituivano una piaga sociale importante, cosa che probabilmente lo stesso Vlad pensava. La stessa cosa Vlad la rivolse anche alle minoranze rom nel paese, e in un particolare episodio si racconta di quando il principe, indispettito dalla presenza di un capo locale, un vagabondo che si dicesse avesse compiuto vari furti e varie malefatte, decise di condannarlo a morte. Davanti alle proteste del ladro, che si appellava al fatto che fosse illegale condannare all'impalamento o al rogo una persona, Vlad allora ordinò che fosse fatto bollire in un calderone e dato in pasto ai membri della sua stessa tribù. In pratica un atto di cannibalismo forzato, un'altra delle sue costanti perverse nei metodi d'esecuzione. Indipendentemente dalla motivazione, atti selvaggi di questa natura, che alla fine sono poi i tratti distintivi di un personaggio come Dracula, come Vlad, hanno contribuito ad accentuare una vena crudele, forse irrazionale, della sua personalità, sulla quale poi il folklore romeno avrebbe ricostruito tutta una serie di episodi connessi a macabri orrori sessuali, dalla rimozione di capezzoli a donne che avevano perso la verginità prima del matrimonio, al taglio degli organi sessuali per chi si macchiava di infedeltà. È soprattutto da alcuni racconti del folklore popolare che emerge il ritratto di un tiranno orientaleggiante,
come dire, dai contorni torbidi. Un mostro che potrebbe benissimo competere con Ivan il Terribile per il titolo di psicopatico più raccapricciante della storia, almeno da come ci appare nelle fiabe popolari russe. A parte l'immaginazione nel mandare a morte le persone, di Vlad ciò che colpisce è il numero di vittime che lui accumula nel corso di circa 6 anni. Le stime vanno da un minimo di 40.000 a un massimo di 100.000 vittime, un calcolo fatto dal nunzio papale, vescovo di Erlau, verso la fine della carriera di Dracula, nel 1475. Un numero chiaramente esagerato, anche se si includono tutte le vittime della guerra turca. Ma, come abbiamo detto, non fu solo la questione delle uccisioni su vasta scala a sconvolgere i contemporanei, bensì anche i modi e i perfezionamenti usati per imporre la morte. Il metodo di esecuzione preferito da Dracula, che lo ha immortalato tra gli artisti del crimine, è stato l'impalamento. Stando alle fonti, i pali erano disposti permanentemente nel cortile del suo palazzo di Targoviste, disposti in vari luoghi strategici. Dracula era spesso presente al momento della punizione. I pali erano accuratamente smussati alle estremità e ricoperti di grasso, così da non causare nell'immediato dei traumi fatali nelle viscere delle vittime. Eppure abbiamo anche qualche dubbio sulla stessa dinamica dell'impalamento, il che ci rende ancora più complesso accettare il ridicolo calcolo di cadaveri che ci vengono proposti nei racconti sassoni. Quando si scrive Dracula impalò tot numero di persone, in realtà è più facile a dirsi che a farsi, dato che era necessaria una grande forza lavoro per mettere in pratica delle esecuzioni così complesse. Volendo anche risolvere con l'istituzione di un plotone di esecuzione privato come l'Armash, rimaneva il problema meccanico di infilzare il palo nello sfintere delle vittime, senza incontrare la resistenza delle ossa, il che spiegherebbe per quale ragione la procedura prevedeva che le vittime fossero infilzate nel torace o anche nella schiena, come possiamo notare in alcune raffigurazioni artistiche. Impalare quindi 20.000 persone non doveva essere poi un compito così semplice, considerato che, secondo quanto emerge dai calcoli di uno storico militare come Brian Bond, nel migliore dei casi l'Armash poteva impiegare 5 minuti per ultimare l'impalamento. Insomma, sembrerebbe un metodo poco efficace considerato il numero delle vittime. Ad ogni modo, l'impalamento non era l'unica forma di punizione utilizzata e preferita dal voivoda. Vlad amava decapitare, bollire e seppellire vive le sue vittime. Quanto ha influenzato la propaganda, il terrore, le dicerie sulla sete di sangue del voivoda e il folklore su strigoi e vampiri nella composizione di questi resoconti storici? Considerando che le scene più crude provengono proprio dalla tradizione turca e ungherese, direi che sarebbe sciocco pensare che non vi sia una contaminazione di parte. Ovvio che questo non vuol dire che bisogna far finta che Vlad fosse un santarellino, uno privo di peccati. Anche questo sarebbe, come dire, sciocco da pensare. In un certo senso, le torture ordinate dal voivoda erano effettuate da altre persone, ma ciò non significa che il principe non si fosse mai macchiato o sporcato le mani. Anzi, il piacere che il voivoda provava alla vista del dolore richiama tratti che noi oggi accomuneremmo ai serial killer. A partire dagli anni 70 del 1400, Vlad cercò di trasmettere l'immagine di un folle sanguinario, soprattutto nelle questioni di politica estera, così da scoraggiare eventuali ritorsioni o prese di posizione contro di lui. Questa era una scaltrezza. Così fece ad esempio contro Maometto II, che tra l'altro cercò più volte di assassinare. Un caso tra molti è il famoso attacco notturno del giugno del 1462, durante il quale i soldati ottomani, fiaccati dalle mosse elusive delle truppe di Vlad che avevano fatto terra bruciata davanti a sé, entrando nell'oscurità di quella che poi sarebbe stata chiamata la foresta dei morti, si trovarono davanti a una scena raccapricciante che sia il cronista Tursun Bey che il greco umanista Calcondila ci riportano nel dettaglio. Nella foresta antistante la sua fortezza, Vlad sistemò per una distanza di 5 km due file di pali con sopra impalati ungheresi, moldavi e valacchi. Inoltre, data la folta vegetazione del bosco, il principe ordinò che ai rami degli alberi venissero appesi i cadaveri rimanenti. In un altro caso, il veneziano Domenico Balbi ci narra di quando Maometto, intenzionato ad assediare la capitale, trovò con sua sorpresa le porte della città spalancate. Non c'era nessuno. Sembrava una città morta.
Ed effettivamente lo era. Marciando al suo interno, le truppe ottomane imboccarono la via principale e con loro disgusto trovarono i corpi, ci viene riportato, di 20.000 turchi impalati ai bordi della strada, tra cui il cadavere, ormai in fase di putrefazione, di Hamza Bey, l'ammiraglio maggiore che era stato a capo del blocco navale durante la caduta di Costantinopoli e che era stato mandato in avanscoperta in Valacchia. Gli omicidi di massa e la tortura degli oppositori politici non sono certo invenzione di Dracula. La mentalità di Vlad non era poi tanto diversa da quella di, ad esempio, Luigi XI, che aveva una particolare predilezione per impiccare i ragazzi sui rami degli alberi, o da quella di Ferdinando I di Napoli, che, dopo aver ucciso la maggior parte dei suoi avversari politici, ne faceva mummificare i corpi per sistemarli all'interno del Museo Reale. Ma per quanto si possa giustificare l'operato di Vlad collocandolo nel contesto del tempo, è chiaro che si tratta di un comportamento che va ben oltre la media delle altre situazioni europee. Persino i suoi scagnozzi, quelli dell'Armash, sentivano che nessuno in fin dei conti era al sicuro dal rischio di finire impalato. Attraverso la sua tattica del terrore, Vlad operò per salvare la Valacchia dalla conquista turca nel 1462. La persecuzione dei monaci cattolici scoraggiava la popolazione ad abbandonare l'ortodossia in un'epoca di proselitismo ungherese, mentre la lotta per il trono con le altre casate nobiliari romene era un fatto paragonabile a quanto accadeva in Inghilterra con la Guerra delle Rose. Emergono però anche elementi positivi, come il coraggio che lo stesso principe avrebbe dimostrato in battaglia, ad esempio nel corso delle imboscate notturne da lui stesso guidate contro gli ottomani. Possiamo quindi vedere Vlad sotto molte angolazioni: ecclesiastico, statista, soldato e anche protettore dell'ortodossia dopo la caduta di Costantinopoli. Mettendo un attimo da parte quindi tutta questa serie di leggende stravaganti, di racconti popolari e di opere della letteratura mondiale come il Dracula di Stoker, che le persone molto spesso ricollegano all'immagine di Vlad, non bisogna sorprendersi del peso che lo Tsepes, il Vlad storico, ebbe sull'identità, la cultura e la formazione della coscienza nazionale romena. Ragazzi, vi ringrazio per l'attenzione. Ci vediamo in un prossimo video. Per Aspera, ad Astra.